essere così numerosi, avevo qualche dubbio su questo film, però... No, hai visto poco questo film? È visto poco, io l'ho scelto proprio perché ho visto poco questo film. In genere di Peter Sellers uno ricorda subito Dottor Stranamore, Hollywood Party, Ispettore Clouseau, ma Oltre il Giardino l'ho scelto perché è un'anima che si comincia a spegnere, quella di Peter Sellers, pur essendo bravissimo in questo film, eccezionale. Un film con una notevole malinconia e c'è un leggero senso di saluto verso il pubblico. Infatti è stato di lì a un anno e mezzo sarebbe morto, perché aveva un infarto dietro l'altro, poveraccio, quindi ho letto che ha faticato molto a fare questo film. Per quanto, se comprate il DVD di questo film, qualcuno vorrà ricordare questo film con il DVD, c'è una cosa molto simpatica. Alla fine, titoli di coda, e hanno messo dei ciak di una scena in cui lui sta sul letto e deve dire una battuta, deve dire delle battute, è sdraiato sul letto. Lui arriva a 5-10 secondi e scoppia a ridere, poi dopo ritorna, stop, è un altro. Alla fine la ripete 40 volte, per 40 volte, a un certo punto arriviamo quasi a un minuto, l'ha detta quasi tutto e non gliela fa, riesplode a ridere un'altra volta. È divertente vedere pure questa scena tagliata così, di questi ciak a vuoto. Io ho scelto Peter Sellers perché Peter Sellers, io l'ho amato molto, certamente è lontano anni luce dalla nostra comicità italiana, lontano anche anni luce da quello che posso aver fatto io, che faccio io. È un attore con una grande mimica, un attore curioso che non ha mai interpretato un ruolo di una persona normale, mai. O super esaltato come il dottor Stranamore, oppure sempre estraneato da tutto, timido, impacciato, oppure sottotono volutamente. Quindi un uomo, si può dire, un attore dalle tante anime. E per questo mi è sempre interessato la sua figura. Ho visto anche quel bel documentario di Geoffrey Rush sulla sua vita e devo dire che alla fine è proprio vero che tutte le storie dei grandi attori, delle grandi attrici negli ultimi anni di vita, con l'andare del tempo, diventano tremendamente depressive e tremendamente malinconiche. Ogni tanto vedo su Sky Arte qualche monografia su qualcuno, anche su Ingmar Bergman, che mi ha molto colpito. È un po' la storia, non proprio, ma però si assomiglia moltissimo a quello che era la struttura dell'anima di Peter Sellers. Peter Sellers era un uomo molto, molto complicato. Un uomo molto complicato, a detta delle sue mogli. Ne ha avute molte mogli. Ne ha avute amanti, mogli, sì. Ma sono scappate tutte, perché non si poteva stare accanto a lui. Perché? Perché temo fosse un bipolare. E questa bipolarità emerge anche dalle scelte estremamente eterogenee che lui fa nei suoi film. Passare dall'euforia, alla pazzia del dottor Stranamore, a un film come quello che vedete adesso, Oltre il Giardino, con tutte le imitazioni radiofoniche, perché lui nasce poi come un virtuoso, non riesci mai a carpire qual è la sua vera anima. In realtà era un uomo dalle tante anime. Era un tripolare, un quadripolare, non lo so nemmeno io, però un uomo che ha sofferto moltissimo. Le mogli, tutte le donne che ha avuto, ricordano la stessa cosa. Improvvisamente diventava muto, si metteva a piangere, recitava le sue parti ed era convinto, nonostante io gli dicessi guarda che è buono far ridere, che non facesse ridere. Lui era terrorizzato dal non far ridere e da sentirsi inadeguato ad affrontare quel film, quel ruolo, quell'apparizione televisiva. Era un continuo, era un tormento continuo. Questa tensione poi sicuramente
ha problemi cardiaci, l'ha portato poi piano piano a spegnersi. Però lui sicuramente è stato un attore fuori dalle righe, perché è un attore come lui che non sappiamo qual è la sua vera anima, perché ne ha fa... lui era una trasformazione continua, era un fregoli parlante inglese che non sappiamo chi era esattamente. Io vorrei raccontare un episodio, perché questo episodio fa veramente ridere ed è secondo me una bugia di Alberto Sordi. Quando io girai In viaggio con papà nell'82, insomma, ci si metteva fuori dal balcone dalla stanza dei Sordi, che voleva che io e lui, prima di andare a dormire alle 9:15, dovevamo prendere una tisana insieme e io gli dovevo fare delle domande. E io le domande gli facevo erano sempre sui film in bianco e nero, quelli che io ho sempre amato dei Sordi. Lui mi dice: ma chiedimi qualcosa anche dei miei film. I suoi film mi piacevano, ma fino a un certo punto, però Fumo di Londra, alla fine m'ero divertito a vederlo. Allora gli chiesi di Fumo di Londra, allora lui si illuminò: oh, finalmente chiedi qualcosa che c'ha un senso, basta con Fellini che era l'imbroglione. Cioè dice, era grande amico dei Fellini, però secondo lui Fellini era un grande imbroglio, perché non c'era nessun copione. Fellini andava spesso al momento, andava spesso a intuizione momentanea, era così, a pezzetti di carta scritti. Allora gli chiesi di Fumo di Londra, si illuminò, mi cominciò a raccontare tutte le cose, e poi a un certo punto mi disse: e l'ultimo giorno, io non lo so imitare, bro, Max Tortora, l'ultimo giorno di riprese venne Peter Seller e mi volle conoscere. Io dissi: ma tu sei un grande attore inglese, io modestamente sono, ma spero un giorno di poter lavorare con te. Lui: ma volentieri. Tipo, allora mi ha portato a cena in un locale, siamo andati in questo locale, poi a un certo punto mi fa: andiamo al piano di sopra e ci sono 4 ragazzi che stanno suonando. Ah, se va su a 4 ragazzi che stanno suonando, e sai chi erano quei 4 ragazzi? Io dico: no, chi erano? I Bedel, li chiamavo i Bedel. E io dissi: ammazza, hai visto? I Beatles. Dico: ammazza, hai visto i Beatles? Io dentro di me: ma che cazzo, perché nel 66 i Beatles già non suonavano più. Fecero l'ultimo concerto allo Shea Stadium nel 65, non 60, fu l'ultimo, non fecero più niente fino al tetto di Get Back. Ma non era vera sta cosa. Allora dico: ammazza, hai conosciuto i Beatles? Ma lui fu molto carino, Peter, mi ripresentò questi 4 capelloni con queste chitarre, però erano bravi, divertenti, complimenti, mamma mia che avrei dato per stare con te. Sì, 4 ragazzi talentuosi che si divertivano, facevano divertire. Ma te immagini te sopra un ristorante ci stanno i Beatles per 150 persone, che nel 66 che era uscito Revolver, ma che cacchio sta a dire? Vabbè, ma comunque io ho detto: ma che fortuna ci ha avuto Alberto mio, una gran fortuna, guarda, ti invidio tanto. Ma fu grazie a Peter, fu grazie, perché dico, fregnaccia assoluta. Allora, perché questo film? Perché il meno conosciuto di Peter Seller. Era facile scegliere Il dottor Stranamore o quella, però questo è il suo ultimo film, il suo penultimo film, prima della sua scomparsa. E c'è un po' quella, sì, è divertente, ma c'è un po' di malinconia. Che cos'è questo film? Questo film è un Peter Seller che è una sorta di contenitore, completamente vuoto, un idiota perfetto, sublime, un sublime idiota, un po' illuminato, che passa le sue giornate, fa il giardiniere nella casa di un ricco signore che poi muore. Lui continua a stare nella sua stanzetta, nonostante lui è morto, non lo mandano via, e comincia a conoscere la televisione dei primi anni 80, dalla fine degli anni 70, quando comincia a diventare molto prepotente, incomincia con la pubblicità, con le stupidaggini, quei giochini, con personaggi superficiali, a rincoglionire un po' la gente. Lui, che è già una persona strana, comincia ad assorbire tutte le fregnacce che la televisione ha, ed è praticamente è una calamita la televisione per lui, quindi passa tutte le giornate, quindi assorbe tutto quello che la nuova televisione sta dando.
questa nuova televisione a colori, e lui rimane stupito. Alla fine viene cacciato via da questa cosa, e la storia poi lo porterà, per una serie di equivoci, a incontrare un personaggio importante, idiota come lui, perché anche lui completamente bombardato da una nuova comunicazione di massa attraverso la televisione. Insomma, è una critica molto forte ai mass media dell'epoca, che iniziarono proprio la decadenza anche dal punto di vista culturale verso il pubblico, rappresentando una serie di cretini e di cretinerie come programmi. E tutta questa storia è in realtà un equivoco, però un equivoco che lo porterà addirittura quasi, per le stupidaggini che dice, perché lui dice delle cose nel film quasi da autistico in qualche modo, però loro lo prendono come degli aforismi filosofici di grande importanza, quindi dicono: ma questo ha detto questo e questo. Allora, ma chi ha detto questo? Ma questo può diventare uno slogan per diventare una cosa, ma questo è un uomo geniale. Piano piano, per un equivoco, diventa sempre più un punto di riferimento. È un po' un pre Forrest Gump. Assolutamente, vero, assolutamente, è un pre Forrest Gump. E in questo film praticamente c'è un Peter Sellers che non è più scoppiettante come Dottor Stranamore, come Hollywood Party, anche là faceva il ruolo un po', diciamo così, di una c'ho il telefono che si dica una parola e lui si mette in registro, chissà qual è stata la parola, non riesco a spegnere pure se lo registro uguale, vabbè. Quindi io lo presento, ecco, con molta convinzione, proprio perché un attore così eclettico meritava un piccolo ricordo da parte mia, ecco. Io vorrei solo aggiungere una cosa: io non so quanti di voi abbiano già visto dei film con Peter Sellers in lingua originale, perché, come Carlo ha accennato prima, Peter Sellers veniva dalla radio e aveva, oltre che la mimica, aveva qualcosa nella voce di assolutamente straordinario, cioè era capace di fare tutte le voci, era un grande imitatore, tutte le voci del mondo e i personaggi più disparati, e secondo me c'è solo un personaggio che veramente lo raccoglie tutto, che è un film che tu non hai citato, che è il personaggio, è il film nel quale Kubrick lo scoprì, e infatti dopo gli fece fare Stranamore, ed è Lolita. È vero. Dove fa Claire Quilty? Sì. E Claire Quilty si mangia il film, ma fu un caso, perché il personaggio l'ha fatto crescere Kubrick, perché scoprì Peter Sellers e pensate, dovete vederlo in originale Lolita, assolutamente, tutte le voci che fa Peter Sellers, era veramente una cosa straordinaria. E Claire Quilty può ricordare questo, perché Claire Quilty è un'altra cosa imprendibile. Assolutamente. Non è l'idiota, ecco. Anzi, no, è un attore difficilmente definibile, sì, è un carattere tutto suo, umorale, cosa, però è grandioso, ha dei tempi meravigliosi, surreali, è molto surreale come attore, però va omaggiato, perché è stato un grande. Quando morì, l'Inghilterra si fermò, ci furono due giorni di completa tristezza in tutta la Gran Bretagna, perché era il loro idolo, il loro attore di riferimento. Certo, per noi è un po' difficile certe volte capire certe sfumature, però era eccezionale, dai, insomma. Non ha mai vinto un Oscar, questo è stato sempre un grave, però ha avuto delle nomination, ci è andato vicino, però non l'ha mai ottenuto, e questa è una grande ingiustizia secondo me, perché era un attore che lo meritava assolutamente. Bastava Hollywood Party, secondo me, o Dottor Stranamore, bastava uno dei due, doveva assolutamente prenderlo, purtroppo non è andata così. Quindi vi lascio a questo film. Certo, è un film un po' datato per quel che riguarda le, però ecco, è l'inizio di una televisione che ingombra, che trapana i cervelli, che modifica un po' le teste delle persone,
Insomma, è un periodo interessante e lui fa un'interpretazione veramente strepitosa, strepitosa. Quindi buona visione e ci vediamo poi più tardi per quello più duro che è Ordet di Dreyer. Là ci vuole un grande storico del cinema, però cercheremo di cavarcela anche lì, va bene. Buon divertimento. Grazie a tutti, grazie.